Non si può concedere spazio a chi difende e inneggia al nazifascismo, perché non si tratta di una semplice idea dalla quale discettare belli comodi seduti sul divano. Nelle strade i fascisti ancora prevaricano, bastonano e uccidono. Per questo vanno tenuti fuori dalla porta e gli va conteso il terreno oltre quella porta. Antifascisti in piazza, poi in realtà sulla scalinata del bellissimo Tempio di San Fortunato, per denunciare quello che stanno facendo le nostre istituzioni, che nonostante giurino sulla Costituzione poi finanziano e patrocinano eventi organizzati da chi parla di una fantomatica Costituzione fondata sulla resistenza che esiste solo nella testa degli antifascisti. Questa è stata solo una delle ultime pessime uscite di chi organizza il festival che è dall'altra parte sulla piazza di Todi, Festival del Libro organizzato da Associazione Castelli di Carta, di cui non si hanno notizie, ma che è riconducibile in modo abbastanza diretto ad Altaforte e quindi a Casa Pound. Oggi siamo qui a Todi a manifestare appunto il valore della Costituzione proprio in una giornata in cui le istituzioni democratiche della città e della regione hanno deciso di dare patrocinio e sostegno a una iniziativa veramente ai limiti della legalità. La CGIL, il Movimento dei Lavoratori, è in campo ancora oggi e lo sarà anche nel futuro. La scalinata è ricchissima perché sono 40 le realtà che hanno organizzato questa iniziativa tra associazioni e sindacati e anche numerosi partiti che poi hanno aderito alla manifestazione. E ci sono, noi abbiamo invitato tutti gli antifascisti e le antifasciste dell'Umbria a mostrare l'altra faccia, la vera faccia della nostra regione, della nostra città. Mi sono svegliato, mi sono svegliato, mi sono svegliato, mi sono svegliato.